materia è di interesse, per questo innanzitutto noi ringraziamo Erika Mazzetti, che è la responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia, super attiva, da sempre molto vicina al settore delle costruzioni, lavori pubblici, e ha seguito anche come relatore il codice degli appalti, e quindi oggi a distanza di 7-8 mesi, quasi un anno, presentiamo la nostra proposta ufficialmente di revisione del codice degli appalti, sia per quanto riguarda i lavori sia per quanto riguarda i servizi. Mi scusate un secondo solo, perché risponde a Maurizio Gasparri. E quindi direi che prima di entrare nel merito, qui c'è anche il nostro responsabile tecnico, buongiorno Presidente, il responsabile tecnico del Dipartimento, architetto Mele, e quindi lui poi entrerà nello specifico un po' più tecnico, però lascerei subito la parola senza indugi al nostro capogruppo Paolo Barelli, che da sempre tra l'altro è vicino al settore delle costruzioni e dei lavori pubblici, essendo parlamentare che in passato anche nella sua precedente vita di grande senatore della Repubblica è intervenuto più volte proprio per cercare di coniugare l'aspetto che ci sta molto a cuore della crescita del settore e l'aspetto del sviluppo dell'occupazione, che sappiamo bene è fondamentale per quanto riguarda il nostro movimento politico. Quindi prego Paolo. Grazie, al di là della sviolinata insomma gratuita dell'amico Raffaele. No, io credo veramente un brevissimo saluto, un ringraziamento ad essere voi qui. Noi riteniamo che sia fondamentale mantenere la correttezza degli atti amministrativi, con però anche la possibilità di una attività snella nel settore, specialmente quindi pubblico. Riteniamo che sia fondamentale il fatto che ci possano essere dei correttivi al codice, correttivi che però siano in linea a coniugare questi due aspetti, quindi velocità, snellezza, però nella correttezza, e questo, su questo si basa la nostra volontà di precisare ulteriormente laddove occorre precisare, laddove occorre intervenire anche in modificazione di alcuni ambiti dell'articolato. Questo è il nostro scopo. È chiaro, evidente, che lo strumento di cui parliamo, quindi lo strumento complessivo della normativa generale, fa andare la macchina a 30 all'ora o a 100 all'ora, e noi dobbiamo trovare una velocità congrua di modo che non ci siano tentennamenti in un settore che è fondamentale, anche perché questa materia tratta tutto l'arco, tutto il circuito delle attività imprenditoriali, realizzatorie in termini di servizi, in termini di ogni cosa, quindi non stiamo parlando di un ambito, no? Quindi questo è un po' come per i cattolici e i cristiani il Vangelo, quindi se il Vangelo è scritto bene è interpretabile facilmente, è eseguibile, e dopodiché chi non si comporta bene, il religioso, il confessore dà in maniera precisa e puntuale le pene, no? E quindi la sanzione. E quindi è opportuno che sia rappresentato in una maniera congrua. L'iniziativa del nostro gruppo di puntualizzare
di puntualizzare alcuni aspetti poggia su questa filosofia, su questo principio. È chiaro che è ormai diciamo sotto il dibattito, specialmente delle categorie interessate, dei professionisti interessati, l'ambito di cui noi stiamo parlando, e per questo vogliamo raggiungere in cooperazione anche con il ministro competente, col ministero competente, quei correttivi che noi riteniamo siano indispensabili. Tutto questo, ovviamente, questo è chiaro, ma non lo dico così ad alta voce, giusto per un fatto di, appunto, di chiarezza, cioè non contro, ma per contribuire affinché ci sia un testo che rispetti e rispecchi in maniera puntuale le esigenze. Esigenze che si debbono coniugare ovviamente con la correttezza, con la trasparenza, che anche questa è garanzia di concorrenza. Anche questa deve essere. Però ecco, troppi lacci, troppi lacciuoli, oppure una quantità casomai non opportuna, che possa assomigliare a lacci e lacciuoli, tutto questo non favorisce lo sviluppo, la crescita e quindi il benessere di tutti i settori che sono chiamati in campo da questo articolato. Quindi grazie alla vostra presenza, è bene entrare rapidamente nel merito, e quindi saluto e abbraccio tutti quanti i partecipanti. Grazie. Bene, grazie Paolo, anche per aver sottolineato alcuni aspetti fondamentali delle linee generali attraverso le quali noi ci muoviamo sempre nell'interesse del nostro Paese. A questo punto ci dovrebbe essere un saluto, purtroppo via etere, del nostro sottosegretario Tullio Ferrante, perché purtroppo ha avuto un imprevisto e quindi ha mandato un videomessaggio. Vediamo se funziona. Ci teneva farci un saluto. Buongiorno a tutti, desidero in primo luogo porgervi il mio saluto e quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che mi onoro di rappresentare. Ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto ad intervenire a questa conferenza per la presentazione della risoluzione al codice degli appalti promossa dal gruppo di Forza Italia ed in particolare dall'amica e collega Erika Mazzetti. Il suo impulso ed il lavoro di raccordo che ha garantito per la predisposizione di questa risoluzione, così come durante tutto l'iter approvativo della riforma al codice degli appalti, è stato determinante e prezioso. Quindi grazie a Erika. Trovo che l'apertura del dibattito odierno alle categorie economiche e agli ordini professionali testimoni perfettamente quanto sia alta l'attenzione di Forza Italia verso le istanze, le esigenze e le richieste della società civile. Quelle stesse categorie di cui noi ci sentiamo diretta espressione, che trovano nei valori liberali e riformisti che animano la nostra azione politica un riferimento certo e rassicurante, attento alle concrete priorità del nostro Paese. Quando un anno e mezzo fa circa i cittadini ci hanno affidato il governo del Paese, la necessità più sentita era quella di ripartire, anzi di partire dopo l'immobilismo, un certo immobilismo del passato. Così una delle prime e più importanti risposte che abbiamo voluto dare agli italiani è contenuta proprio nel nuovo codice degli appalti, che costituisce un primo fondamentale impulso per sbloccare, semplificare e rilanciare il nostro sistema Paese, anche in ragione degli sfidanti obiettivi imposti dal PNRR attraverso il riordino, la razionalizzazione e lo snellimento della disciplina vigente in materia di contratti pubblici. Eravamo tuttavia consapevoli che nella fase applicativa del nuovo codice, al pari di quanto avviene per tutte le grandi riforme in ambito economico e sociale, potessero emergere limiti e possibilità di miglioramento tali da rendere opportune correzioni ed integrazioni al testo originario. Parliamo infatti di un provvedimento progettato ed adottato nel segno di principi cardine come la semplificazione, la deregolamentazione, la velocizzazione e la digitalizzazione degli appalti, per un settore che oggi può contare su una banca dati e su un sistema interconnesso fra stazioni appaltanti, quali anelli di una catena virtuosa che dimostra pragmatismo e mutevole adattamento ai tempi del mercato. Si pensi ad esempio, solo per citare alcune novità
del nuovo codice degli appalti, all'introduzione della nuova figura di responsabile di progetto per perimetrare e decongestionare quelle che sono le competenze del RUP. Pensiamo allo snellimento dei livelli della progettazione da 3 a 2 ed ancora alla liberalizzazione dello strumento dell'appalto integrato. Novità determinanti e strategiche indotte dal nuovo codice sono di assoluto rilievo. Proprio in ragione della portata che esse assumono, dobbiamo guardare con assoluta fiducia e riconoscenza a tutti quei correttivi, come quelli per l'appunto avanzati con la risoluzione che oggi viene presentata, che si rendono necessari per innalzare ulteriormente il livello di efficacia di un provvedimento così importante e che impatta in maniera tanto rilevante sulla pubblica amministrazione, sui professionisti, sulle imprese e sui cittadini. Un provvedimento che rappresenta uno strumento indispensabile per rendere efficiente e competitivo il Paese in molteplici settori, dalle infrastrutture ai trasporti in primis, senza tralasciare l'importante mondo dei servizi, in cui si giocano le partite più importanti del nostro tempo. Dobbiamo pertanto riconoscere a questa risoluzione l'utilità di aver individuato e circoscritto tutte le potenziali vulnerabilità del nuovo codice, sulle quali, anche grazie ai correttivi che come governo intendiamo valorizzare e prendere in considerazione nelle sedi opportune, è nostro dovere intervenire per permettere al Paese di raccogliere appieno i benefici di questa riforma rivoluzionaria. Intendo citarne solo alcune senza con ciò voler sminuire l'utilità e la portata di quelle non indicate. Penso ad esempio alla messa a punto di misure come la pubblicità preventiva e successiva da implementare nelle procedure per l'affidamento, il tutto a beneficio della trasparenza e della riduzione dei rischi di contenzioso. Si pensi poi alla proposta di modifica del termine del collaudo finale delle opere non rilevanti, con la riduzione da 6 a 4 dei mesi previsti prima di poter liquidare le somme dovute all'appaltatore e svincolarne così la cauzione da questi garantiti. Ancora trovo pienamente condivisibile la necessità di regolamentare più puntualmente la possibilità del ricorso al subappalto per circoscriverne gli spazi interpretativi che possono ingenerare un uso improprio dell'istituto. Non di meno anche le modifiche all'articolo 60 sulle procedure e sui tempi di revisione dei prezzi, in particolare con riferimento ad alcune tipologie contrattuali, si pensi ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa, dimostrano la sensibilità che contraddistingue il nostro partito, capace sempre di cogliere tutte le istanze e le difficoltà in cui versano le imprese e proporre soluzioni utili e mitigative. Concludo con un ultimo riferimento ai correttivi di cui oggi si parla. Mi riferisco alla palesata necessità di cercare una maggiore aderenza fra la facoltà di modificare i contratti in corso di esecuzione di quell'articolo 120 del codice, aumentandone o diminuendone le prestazioni, ed il disposto degli istituti del codice civile. L'insieme di tutte queste proposte migliorative e di quelle sulle quali per brevità non mi sono soffermato costituiranno il valore aggiunto di una riforma a cui guardiamo con estrema fiducia attraverso gli occhi di imprese ed operatori del settore, di cui abbiamo nel tempo recepito le istanze che continueremo ad ascoltare, pronti ad intervenire ove ve ne fosse bisogno con i correttivi necessari a rendere il provvedimento costantemente al passo con i tempi. Vi lascio al dibattito di oggi, fiducioso del fatto che sapremo garantire a questa risoluzione la portata e l'efficacia, oltre che la considerazione che merita, ponendo un tassello ulteriore lungo il percorso che porta al definitivo rinnovamento e alla crescita dell'intero sistema paese. Buon lavoro a tutti e ancora un grazie ad Erika Mazzetti. Bene, bene, bene. Grazie anche al sottosegretario Ferrante, che ha ben evidenziato la impostazione che il Ministero appunto si è dato anche per quanto riguarda il futuro di questo importante settore. Allora, Maurizio è arrivato, però magari gli diamo la possibilità di ascoltare un po' gli interventi e poi magari fare le conclusioni finali. Quindi darei subito la parola a Erika Mazzetti per la presentazione nel merito, diciamo, della risoluzione a cui ha lavorato moltissimo, e per questo la ringraziamo, con un'opera
diciamo, di tessitura e di ascolto di tutte le categorie, di tutti gli stakeholders, quindi veramente un grande lavoro. Grazie al vicario del nostro partito, ma soprattutto grazie anche ai capogruppi, alla Camera, al Senato che sono qui con noi oggi, ed è importante perché questo lavoro di gruppo parlamentare che deve essere portato via insieme tutti avanti. Ringrazio l'architetto Mele che come coordinatore del mio dipartimento mi ha dato un aiuto fattivo proprio a livello tecnico, ma soprattutto vorrei ringraziare tutti voi, non solo per la presenza oggi qua, ma anche per tutto quel lavoro che stiamo facendo da anni insieme. E anche questa risoluzione è proprio il frutto del lavoro che abbiamo fatto sia durante la sessione del codice appalti, ma anche per questa correttivi come risoluzione. Io mi sono sentita in dovere di fare questi correttivi, di scrivere questi correttivi, condividendo con voi soprattutto questa procedura, perché voi mi avete sollecitato soprattutto le categorie economiche, professionali del settore ad andare in questa direzione. E come sapete noi di Forza Italia ascoltiamo molto tutti voi e cerchiamo di recepire al massimo le vostre esigenze per poterle poi tramutare in leggi o provvedimenti per migliorare le condizioni che si prospettano nel lavoro. Un grazie anche al sottosegretario Ferrante che oggi fisicamente non può essere qui ma che ci ha dato un saluto ma soprattutto una prospettiva di collaborazione che non era scontata ma che ne eravamo certi con il Ministero. Noi vogliamo collaborare come gruppo di maggioranza insieme agli alleati certamente per portare avanti questi temi e naturalmente in concomitanza con il Ministero. Voi sapete benissimo che il Ministro Salvini più volte davanti a voi in varie iniziative ha garantito e ha dato la volontà di fare i correttivi ai codici appalti. Per cui questo è un aiuto che noi vogliamo dare di collaborazione con il Ministero e con tutto il centrodestra alleato. Per cui ho ascoltato tutti voi ed ho, diciamo, portato avanti i punti più fondamentali che voi mi avete segnalato. Mi preme dire che il codice appalti, di cui insomma il 1° luglio è un anno che è entrato in vigore e il 1° gennaio è scorso la digitalizzazione, che è una parte essenziale dei principi, si basava su tre principi fondamentali: il risultato, l'apertura al mercato, la fiducia, che per noi è fondamentale, e la digitalizzazione. Ecco, proprio perché si basa sulla fiducia, questo rapporto fra Parlamento, Ministero e voi per noi è fondamentale ed è per questo che ho voluto ascoltare tutti voi per poter poi redigere queste proposte che, premetto, sono aperte, cioè una volta depositata la risoluzione inizierà il lavoro nella commissione inerenti Camera e Senato, dove ci saranno le audizioni, per cui noi abbiamo fatto una proposta facendo una sintesi di tutte le vostre segnalazioni, indicazioni, e dopodiché sarà aperta e durante le varie audizioni e la stesura potrà essere ancora più migliorato, perché quello che vogliamo è questo. Questa è una risoluzione dove mettiamo dei punti centrali sia per migliorare le condizioni delle imprese, che siano servizi che lavori pubblici. Fra l'altro, come molti voi sapete, durante la stesura del codice appalti io ho segnalato proprio questo fatto, che sono due temi da affrontare in modo anche diversificato, perché un conto sono lavori pubblici con le sue peculiarità, un conto sono le forniture e servizi con le altre peculiarità. Per cui ci siamo resi conto poi che in questo codice appalti, ma ne eravamo coscienti, che è nato per il PNRR, come sapete, come riforma del PNRR, ha incentrato molto di più sui lavori rispetto ai servizi e forniture, mentre poi nella realtà nel nostro paese si assegnano più forniture che servizi, nonché lavori pubblici. Ma ora siamo in un periodo straordinario del nostro paese dove dobbiamo realizzare l'opere, dobbiamo realizzarle fatte bene e velocemente, per cui si è incentrato più su questo. Ma non per questo abbiamo dimenticato la parte dei servizi e forniture, tant'è che questo incontro di oggi è nato anche da una forte sollecitazione di coloro che fanno proprio servizi e forniture, perché ci sono delle criticità che sono emerse. Come è normale, perché una volta viene fatto un grosso provvedimento come questo, è normale che durante poi la realizzazione e la procedure si emergano queste criticità. Per cui credo che è meglio risolverle subito che aspettare troppo tempo, perché già è quasi un anno e voi dovete lavorare
tutti, dai professionisti a, lavori, a chi fa lavori, forniture e servizi, per cui era giusto dare un'indicazione sia al Parlamento ma anche al Governo. Come ripeto, il Ministro Salvini ha sempre dichiarato di voler fare i correttivi, per cui credo che sia anche non solo una sollecitazione ma anche un aiuto fattivo, perché ci sono già delle proposte che ho raccolto ascoltando tutti voi ed è un lavoro che già è partito, tant'è che anche il sottosegretario Ferrante si è reso disponibile a fare, passatemi il termine, da tramite fra Parlamento e Ministero, proprio per velocizzare e per rendere più facile la vita a chi deve lavorare, e noi che facciamo politica è un incentivo di più che vogliamo dare a tutti voi, almeno noi come Forza Italia sapete benissimo che l'ascolto e il recepimento e fare le cose per le imprese, i professionisti è una priorità, e anche oggi l'abbiamo dimostrato e voi l'avete dimostrato partecipando qui oggi e anche con tutto il lavoro che abbiamo fatto nel percorso. Come dicevo, il codice appalti si divide in, cioè, fa parte i lavori, forniture e servizi. Io fin da subito ho detto che era opportuno separare i due temi, cioè fare un manuale del costruttore, come sempre lo rammento, che riguardasse lavori pubblici, e una parte che invece riguardasse forniture e servizi, perché sono due mondi a sé molto distanti, e oggi soprattutto per alcuni temi come l'adeguamento dei prezzi e tante altre cose ci stiamo rendendo conto delle difficoltà. A questo punto io credo che dal punto di vista tecnico dobbiamo entrare nel merito. Come tale io ho chiamato qui, e lo ringrazio nuovamente, l'architetto Mele, che entrerà tecnicamente anche nelle cose più pratiche che dobbiamo, diciamo, portare avanti, e sono tutte cose che vedrete, ritroverete sollecitate da voi. Per cui lascio la parola all'architetto Mele per la parte tecnica, dopodiché apriamo il dibattito se c'è qualcuno che vuole intervenire nei limiti dei tempi, perché qui come sappiamo, e poi lascerei le conclusioni al capogruppo al Senato Maurizio Gattino. Prima del dibattito, va bene? Allora, dopo l'intervento dell'architetto Mele c'è il DEF, perché abbiamo gli orari d'aula che sono stringenti, per cui passo la parola all'architetto Mele che dirà tecnicamente come funziona, e poi sempre pronti a migliorarlo, e rimane aperta come proposta per poter dare degli ulteriori contributi. Grazie. Sì, allora buongiorno, grazie a tutti per la partecipazione. Naturalmente la risoluzione che oggi viene presentata ed è in trattazione, come voi sapete, si configura come, naturalmente, come un atto di indirizzo al governo a valutare una serie di proposte sulle quali abbiamo lavorato e abbiamo anche condiviso con stretto, come dire, contatto, accogliendo un po' i contributi di voi addetti ai lavori, ed è stata una prima, diciamo, ricognizione, una prima riflessione su un periodo come prima fase di rodaggio, chiamiamolo così, del codice dei contratti, che si è calato nella vita reale di ogni giorno per quanto riguarda i lavori, servizi e forniture, e con il quale codice dei contratti tutti gli operatori, gli addetti al settore hanno dovuto fare i conti. Faceva riferimento l'onorevole Mazzetti al raggiungimento auspicabile di uno strumento che potesse assumere la forma di un manuale, perché ci siamo anche, come dire, guardati bene dall'entrare in questo lavoro, che è un lavoro di sostanza, dalle fitte maglie di quella che io definisco l'alta sartoria giuridica. Siamo andati, come dire, a toccare, ad incontrare la sostanza, che ci sembrava in questa fase più ragionevole, però l'auspicio è sempre quello di lavorare per raggiungere l'obiettivo di in qualche modo trasformare o affiancare al codice un manuale un po' del costruttore, no? Un po' come i manuali, insomma, dei vecchi tempi, che erano molto utili, anche perché oggi le imprese, le piccole e medie imprese, che non hanno grandi possibilità di strutturarsi, prima ancora di organizzarsi con un ufficio acquisti, un ufficio tecnico, un ufficio gare, debbono necessariamente strutturarsi e immaginare prima ancora ad un ufficio legale per cercare di comprendere e interpretare al meglio
un po' tutto l'articolato, posto che di tanto in tanto l'ANAC si affaccia con ulteriori, diciamo, come dire, interpretazioni e pareri, per cui rende la vita un po' più complessa. Allora, io vado avanti velocemente, toccando appunto pochi punti. Si richiamava prima il fatto che il documento è comunque un documento aperto, quindi lascia ancora spazio in questa prima fase, ma poi ce ne saranno ulteriori altri. Non abbiamo avuto la pretesa di stravolgere ovviamente l'intero impianto, l'intero articolato. Siamo intervenuti in modo chirurgico su questi punti che adesso, insomma, velocemente elenco. Allora, intanto siamo partiti dall'articolo 50, procedure per l'affidamento, soprattutto per quanto riguarda i sottosoglia, no? Sappiamo che la soglia è dei 150.000 per i lavori e 140 per servizi e forniture. Qui insomma ci sembrava come dire, ragionevole per quanto riguarda anche la scelta, diciamo, degli operatori secondo degli elenchi. È vero che questa individuazione, diciamo, diretta di affidamento snellisce un po' i compiti all'interno delle azioni appaltanti, soprattutto quando questi coincidono con gli enti locali, che sono purtroppo poco organizzati. Vi è una economia, una riduzione, diciamo, dei costi, ma anche è vero che senza, diciamo, un minimo di pubblicità si incorre, diciamo, in situazioni di rischio di ricorsi e di contenziosi. Quindi anche qua bisognerebbe trovare una formula per bilanciare entrambi gli interessi. Abbiamo toccato l'articolo 60 sulla revisione dei prezzi. Qui l'attuale previsione non consente, diciamo, di disciplinare in modo adeguato i contratti di servizi nelle due, diciamo, fattispecie, no? I contratti di esecuzione istantanea e quelle ad esecuzione pluriennale, continuativa e periodica, e quindi sarebbe ragionevole e necessario introdurre un meccanismo di revisione annuale, così come richiamato anche dall'articolo 115 del 163 del 2006, decreto legislativo al quale io sono particolarmente affezionato, perché in qualche modo diede attuazione al vastissimo programma concreto, aggiungo, programma di legge obiettivo sulle infrastrutture strategiche voluto dal nostro presidente Silvio Berlusconi fin dal 2001. E quindi anche qua, insomma, ecco, l'introduzione, l'inserimento di questa revisione annuale sarebbe, insomma, auspicabile, ovviamente aggiungendo alcuni meccanismi di revisione a fronte, o resesi necessari a fronte appunto di eventi, come dire, di carattere eccezionale o di straordinario. Però oggi, con l'aria che tira nel mondo, insomma, la straordinarietà oggi la viviamo nell'ordinarietà, quindi a maggior ragione diventa un aggravante per ripensare e puntare su una revisione più a stretto intervallo. Poi abbiamo l'articolo 100, riguardo ai requisiti di ordine speciale, e qui questo articolo in qualche modo interessa e coinvolge un po' tutte le categorie professionali, laddove si prevede che la partecipazione, diciamo, alle gare di progettazione debba presupporre la dimostrazione della sussistenza di requisiti maturati nei 3 anni precedenti alla pubblicazione del bando, differentemente invece dal 50-2016, che prevedeva almeno un decennio. Qui, insomma, anche qua bisognerebbe trovare, diciamo, una formula per bilanciare entrambi gli interessi. Capita sovente, io ho potuto constatare, insomma, anche attraverso, come dire, i rapporti con tanti studi professionali, che pur essendo loro stessi, diciamo, loro medesimi portatori di grande sapere scientifico nel settore delle progettazioni, poi magari ritengono, a fronte di questa grande qualità, di approcciare alla gara con un'offerta economica come dire, irrisoria, insomma, molto, molto ridotta rispetto alla qualità offerta sotto il profilo tecnico, e quindi in alcuni casi magari non sono visti aggiudicare una gara di progettazione. Ripeto, pur
avendo loro ed essendo loro espressione di grande qualità. Per cui questo è un neo che si portano dietro, perché non riescono ovviamente a maturare dei requisiti negli ultimi 3 anni, ed è un paradosso, insomma, che va in qualche modo regolato, e quindi l'idea è quella di estendere, se non ai 10 anni, almeno insomma a 5 anni, dimostrando di avere, come dire, i crediti formativi assolutamente adeguati per affrontare qualsiasi tipo di livello di progettazione. Ci siamo fermati anche sull'articolo 114 riguardante la direzione lavori. Qui come dire, è vero che la direzione lavori ha, tutti sappiamo, diciamo, il compito di controllare che l'esecuzione dei lavori proceda in modo conforme e lineare secondo il progetto e soprattutto secondo, diciamo, gli esiti di gara aggiudicata, però sovente capita che per varie ragioni, anche di carattere economico, e le imprese qui presenti magari lo sanno bene, la direzione lavori, direzione appaltante, possa in qualche modo rivedere a valle dell'aggiudicazione e durante la fase di esecuzione dei lavori alcune, diciamo, come dire, migliorie, come ulteriormente migliorabili, mettiamola così. Riteniamo invece che gli esiti di gara debbano essere in modo perissequo, come dire, tutti quanti attuati, perché è giusto e ragionevole e oggettivamente, insomma, sana la posizione secondo la quale ogni esito debba poi vedere la sua attuazione a beneficio dell'infrastruttura che deve essere realizzata, perché il beneficio ultimo ovviamente dovrà ricadere nella collettività che ha creduto in quella gara e quindi anche nell'esito della gara stessa. Articolo 116, collaudo e verifica di conformità, qui lo accennava anche il sottosegretario Ferrante, abbiamo ritenuto, insomma, di ridurre da 6 a 4 i tempi di collaudo, anche per svincolare quanto prima un po', diciamo, il saldo finale, fermo restando che i 6 mesi restano tali per le opere più complesse, quindi con un po' di buona volontà e serrando un po', comprimendo un po' le sedute di collaudo, si riesce tranquillamente in 4 mesi ad affrontare ogni cosa. Articolo 117, le garanzie definitive, qui, diciamo, la riflessione si è fermata più che altro sugli accordi quadro, che come voi sapete è vero che sono uno strumento, diciamo, di gara, ma solitamente dicono tutto e non dicono nulla. Perché? Perché in moltissimi casi, se non quasi sempre, non vi è la base un progetto che indichi, insomma, l'oggetto specifico. In molti casi, insomma, come dire, gli contratti applicativi riguardano varie fattispecie, varie tipologie di incarichi, sempre, insomma, nell'oggetto generale. A fronte dell'accordo quadro viene chiesto una fiduzione, insomma, una garanzia del 2%. Voi sapete benissimo che in alcuni casi si è verificato che l'accordo quadro poi è scaduto senza che l'impresa sia riuscita a vedersi o a essere riconosciute neanche, diciamo, un minimo o un 1% di un contratto applicativo, con la beffa che sono rimasti, come dire, inchiodati con questo 2%, e immaginate un 2% da una parte, un 2-3% dall'altra, un 10% dall'altra, finisce il castelletto e alla fine, insomma, non vi è più spazio per partecipare a delle gare dove si può dire. Per cui il 10% che pure era riconosciuto nei contratti applicativi, quello sì è stato confermato, perché in effetti per principio tu mi dai un contratto e io in qualche modo ti garantisco il tutto. 119, subappalto, scorro velocemente. Anche qua subappalto a cascata va regolamentato meglio, perché è vero che non si può successivamente, diciamo, per le prestazioni di lavorazione succedere un ulteriore, diciamo, subappaltatore, però è anche vero che questo è possibile per tutti gli operatori che sono iscritti negli elenchi di cui al decreto 189/2016, cioè l'anagrafe antimafia, e il 190/2012. Anche qua ci vuole evitare una sovrapposizione di attività che poi richiederebbe inevitabilmente anche una sovrapposizione di controlli a cascata, quindi riteniamo che fino al secondo livello sia ragionevole. Finisco con l'ultimo punto, l'articolo 186, affidamento dei concessionari. Qui, per in qualche modo venire incontro anche all'obbligo dei concessionari nei confronti del concedente,
si è ritenuto, ma questo può essere oggetto di un'ulteriore riflessione, di ampliare la forchetta dal 50-60 al 40-60. Questo per consentire da una parte ai concessionari di onorare la convenzione nei confronti del concedente e quindi in linea con il piano finanziario, e dall'altra appunto garantire una esternalizzazione degli affidamenti per ovviamente dare risposte di concorrenza e trasparenza al mercato. L'ho fatto per il senatore Gasparri. Grazie. Avete visto, avete ascoltato insomma le proposte di modifica, tutte molto puntuali e precise. Allora diamo la parola a Maurizio Gasparri, così poi si può raggiungere il Senato, e poi apriamo un po' di osservazioni. Io, nonostante la giornata dedicata al DEF in aula, quindi tra poco dovrò tornare al Senato per intervenire, abbiamo voluto questo momento pubblico di incontro con tutto il mondo produttivo, delle competenze, delle professionalità del settore, e anche aperto alla stampa, perché l'azione che Forza Italia sta svolgendo in questa fase è un'azione di concretezza e di razionalità, quello che stiamo facendo a 360 gradi. Io uso un'espressione: si può fare il fuoco d'artificio o l'impianto elettrico. Il fuoco d'artificio è più bello, attira di più, tutti siamo contenti di vedere i fuochi d'artificio. Nessuno andrebbe a guardare un impianto elettrico, che è noioso. Senza l'impianto elettrico qua non c'è la luce, non c'è il microfono, non si ricarica il telefonino e non si fa nulla. Noi siamo un po' un impianto elettrico in questo momento del governo, della maggioranza, del lavoro politico. E quindi parlare di una risoluzione, di un'attivazione parlamentare di correzione del codice degli appalti è quanto di meno divertente ci sia nel mondo, ma è utile, e quindi non sempre le cose che fanno spettacolo sono utili, e non sempre quelle che sono utili fanno spettacolo, perché ovviamente voglio ringraziare la responsabile del Dipartimento Erika Mazzetti per la competenza e la dedizione con cui svolge il lavoro in rapporto con noi, con i capigruppo, tutti seguiamo le materie di questo comparto, le fatiche del super bonus, le ferite del super bonus, le problematiche della rigenerazione urbana, dove tutti devono strologare, e io ho individuato una via di sintesi che spero nel Parlamento si faccia strada, perché quello è un tema di cui tutti parlano, ma tutti in maniera molto astratta. Noi abbiamo definito un testo molto concreto sul quale stiamo andando avanti con il nostro relatore Rosso al Senato. L'onorevole Mazzetti interviene su tante tematiche, quindi la volevo ringraziare perché insieme ovviamente a me e tante altre persone esperte del settore ha prodotto questa rilettura dinamica in progress del codice degli appalti, che già il nome spaventa, perché il codice degli appalti, c'è la parola codice che spaventa, il codice è di per sé una regolamentazione complessa. Gli appalti sono una materia indispensabile ma controversa, appena si parla appalti tutti scappano via perché gli appalti evocano chissà cosa, ma senza gli appalti, che sono un altro impianto elettrico per far funzionare l'umanità, e non funzionano le cose. Però la revisione che è stata fatta a suo tempo, ricordo ancora l'impegno dell'allora ministro Matteoli e di tanti colleghi che si sono dedicati a questa ciclica e periodica attività. Io sono stato tanto tempo in Parlamento, quindi ho visto già 18 riforme del processo civile che diventa telematico e se fa in un secondo, ne ho viste già 18. Quando arriva qualcuno che fa la riforma telematica, siediti, prendete un caffè. Di revisione del codice degli appalti ne ho riviste già alcune, quindi sono abbastanza pragmatico. Questa è una manutenzione in corso d'opera, aperta alla riflessione con gli operatori, e quindi nel merito non aggiungo altro. Dico che noi dobbiamo, come capigruppo, e qua il senso della presenza mia di Barelli, agevolare il percorso parlamentare e istituzionale del lavoro istruttorio fatto, se no ci raccontiamo delle cose bellissime e non si accende la luce e quindi l'impianto elettrico non funge e non funziona. Questo volevo dire in termini di concretezza, e noi facciamo gli elettricisti sostanzialmente, che non è un mestiere banale. Grazie. Grazie Maurizio, come al solito trova sempre la chiave comunicativa è interessante per descrivere però un posizionamento che invece è molto importante per noi, perché appunto il tema è quello di essere sempre più la forza che vuole essere vicina al settore produttivo, non perché siamo, come ripete spesso Tajani, amici degli imprenditori, ma semplicemente perché pensiamo che attraverso l'impresa si possa fare occupazione e quindi si possa poi anche con la crescita economica
avere delle risorse da redistribuire poi per chi ha più bisogno. Quindi bando alle chiacchiere, se qualcuno vuole dire qualcosa, ecco, presidente dell'ANCI Roma, prego. Buongiorno, due minuti, sono velocissimo, l'onorevole Gasparri mi conosce, sono rapido e efficace. È concreto come Forza Italia. Anzitutto naturalmente ringrazio tutti, l'onorevole Mazzetti, l'onorevole Gasparri, il senatore Barelli, l'onorevole Nevi e anche naturalmente l'architetto Mele, con cui abbiamo anche avuto modo di interloquire. Allora, chiaramente noi da subito abbiamo detto che questo codice, partorito con grande velocità, tra l'altro un codice che secondo noi, a meno dei principi, non ha grandi novità rispetto a tutto l'impianto normativo così come modificato dallo sblocca cantieri fino al naturalmente ai decreti semplificazioni. Di novità ce ne sono ben poche e quindi assolutamente accogliamo con favore la possibilità di modificarlo nel senso della concretezza. Ho apprezzato naturalmente nelle proposte il fatto che si vada a toccare soprattutto la fase di esecuzione, che purtroppo nel codice è toccata solamente per 14 articoli, gli allegati, che tra l'altro sono transitori, quindi essendo transitori li dovremo riscrivere, sono di fatto copiati dal vecchio 207, anche molte volte facendo in alcune parti confusioni. E quindi bene queste proposte. Io sono assolutamente d'accordo che serva un manuale operativo, chiamiamolo regolamento, se a qualcuno non piace il regolamento chiamiamolo in qualche altra maniera. Però serve un manuale, ma serve alle imprese, ma serve soprattutto alle stazioni appaltanti, perché è vero che vogliamo semplificare, è vero che abbiamo i principi, ma con i principi i nostri RUP non riescono a fare le opere. Quindi è evidente che dobbiamo andare sul concreto. Nello specifico, i punti che avete toccato, perlomeno chiaramente rispetto ai lavori, e su questo sono anche altresì d'accordo con l'onorevole Mazzetti, che sarebbe opportuno dividere i lavori dei servizi e forniture, perché si fa confusione che per esempio si è fatta in tema di revisione prezzi o di anticipazione, perché chiaramente si sono confuse i due tipi di appalti e quindi si sono ingenerate delle confusioni. Nel merito quindi sono tutte cose naturalmente apprezzabili, al principio sottosoglia, la pubblicità, a nostro modesto avviso sarebbe meglio abbassarla la soglia della procedura negoziata a 2 milioni e non lasciarla a 5 milioni, naturalmente ferma restando la trasparenza a monte e a valle del procedimento. Ne avremo sicuramente altre, ci piacerebbe avere un confronto che purtroppo ahimè nella redazione del codice ne abbiamo avuto poco come operatori, quindi questa è l'occasione secondo noi per fare un grande confronto e soprattutto per migliorare il codice, per farlo essere operativo, per poterlo rendere, per poter far sì che le opere siano realizzate. Un'ultima cosa, consentitemi, sui concessionari, è l'unica cosa sulla quale noi vorremmo fare un accento. La parte dei concessionari è molto rilevante, pesano quasi il 36% degli investimenti del nostro Paese. È evidente che finiti i fondi del PNRR probabilmente questa quota di investimenti sarà ancora più rilevante. Sottrarre una quota di questi investimenti al libero mercato secondo noi è un errore e quindi la forchetta secondo noi non è da diminuire, ma secondo noi è da aumentare, soprattutto per quei concessionari che non hanno avuto la concessione con una gara pubblica, ma naturalmente sappiamo tutti attraverso privatizzazioni e poi proroghe successive, e ugualmente una volta definita una quota, quella quota deve essere pari sia per i settori ordinari che per i settori speciali, perché questo doppio binario fra settori speciali e settori ordinari secondo noi va contro poi il principio dell'accesso al mercato, che invece è un principio fondante del codice. Ripeto, noi assolutamente ci siamo per il confronto, abbiamo già tante proposte, alcune naturalmente l'onorevole Mazzetti, siamo in contatto continuo, apprezziamo Forza Italia perché in questo senso sono d'accordo con l'onorevole Gasparri, ci mette concretezza la rigenerazione, il correttivo del codice, se no questo correttivo del codice tutti ne parlano, nessuno
nessuno lo fa e nessuno lo propone, e poi in cantiere ci dobbiamo andare noi. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente. Allora, mi scuso, io non so i nomi, però insomma, sì. Ecco, se magari ce lo dice, così almeno sì. A beneficio di tutti. Grazie. Riccardo Roccati, CNA Costruzioni. Beh, intanto la prima cosa, un ringraziamento, perché riteniamo anche noi che questo sia un momento importante, e quindi un ringraziamento per questo invito, il fatto di aver coinvolto tutte le associazioni chiaramente datoriali e anche i professionisti, perché da momenti come questi sicuramente possono scaturire cose importanti che già sono nell'indirizzo che avete dato oggi, no? Quindi noi siamo assolutamente d'accordo su questo metodo, su questo modo di portare avanti i lavori, anche del coinvolgimento legato alle nostre associazioni. Siamo anche molto d'accordo rispetto al fatto che assolutamente c'era bisogno di un nuovo codice degli appalti. Siamo arrivati praticamente dal decreto 50 2016, che insomma, con tutti i problemi legati alle procedure, no? E quindi attraverso questo nuovo codice in vigore da un anno, tante procedure sono state snellite, e questo ha, come dire, ha poi permesso alle stazioni appaltanti di ampliare, di portare più lavori e ampliare il mercato pubblico. Però c'è ancora molto da fare, l'avete detto voi oggi, e questa è una cosa molto interessante per noi, il discorso di dire bene, c'è ancora però molto da snellire, no, per favorire il mercato pubblico, ed in modo particolare stiamo proponendo un manuale del costruttore da affiancare ai costruttori. Ecco, in questo senso credo, ed è stato detto ed è stato sottolineato, che assolutamente sia da affiancare anche alle stazioni appaltanti, no? Bisogna coinvolgere di più, le stazioni appaltanti devono essere assolutamente qualificate, cosa che avete comunque proposto e previsto nel nuovo codice degli appalti. Sono ancora troppi i comportamenti diversi delle stazioni appaltanti, chi li interpreta in un modo questo codice degli appalti, chi in un altro. Noi abbiamo come operatori economici ancora dei comportamenti che vanno dall'interpretazione di un codice degli appalti a volte molto diversi. Un'altra cosa da sottolineare è assolutamente anche tutto il discorso legato al subappalto a cascata. Il secondo livello secondo me è già una cosa molto più giusta in questo senso. Altra cosa molto importante rispetto al discorso della revisione prezzi, bisogna stare molto attenti, perché noi stiamo vedendo che già da alcuni mesi c'è un comportamento delle stazioni appaltanti, molto diversi tra di loro, l'ho già detto, che però tendono molto al ribasso, cioè non si tengono più in considerazione i listini di riferimento, che erano gli listini delle regioni, ormai non si tengono più in riferimento, e c'è, come dire, un abbassamento molto importante. Bisogna fare molto attenzione, perché purtroppo anche questo incide sulla sicurezza del cantiere. Quindi ecco, però benissimo, siamo contenti di questo sistema di portare avanti i lavori. Grazie. Allora c'era dobbiamo lasciare la sala. Prego. Vabbè, velocissimo, sarò telegrafico. De Maio, Fondazione Narcassa, punto di riferimento di 180.000 architetti e ingegneri liberi professionisti. Sul periodo di riferimento dei servizi di ingegneria e architettura assolutamente ci sembra una cosa giusta, però lo allargheremo a 10 anni come era prima, tenuto conto che le imprese di costruzione hanno 15 anni come periodo di riferimento, e quindi tenendo conto che negli ultimi 5 anni c'è stato un anno di Covid, ci sembrerebbe riduttivo rispetto alla concorrenza, quindi 10 anni lo riteniamo un periodo giusto. Appalto integrato, stiamo verificando diverse criticità, perché soprattutto le piccole e medie imprese di costruzioni non hanno una struttura tecnica, sarebbe utile ritornare come era previsto nello schema di decreto legislativo del Consiglio di Stato a stabilire almeno una soglia che potrebbe essere 5 milioni di euro, e comunque per importi di lavori che dove ci sta una componente di know-how importante, dove l'impresa può effettivamente dare un contributo importante. Quindi magari cercare di mettere una soglia al di sopra della quale si può fare l'appalto integrato, ma sotto una certa soglia si rischia di penalizzare anche le piccole e medie imprese che non sono dotate di una propria struttura tecnica. Quindi questo è un altro aspetto. E infine l'accordo quadro, che spesso taglia fuori dei piccoli e
medi professionisti, piccole società di ingegneria, perché viene riservato l'accordo quadro, accorpando grandissimi appalti, quindi servizi in ingegneria, soltanto appannaggio di grandissime società di progettazione, società di ingegneria molto grandi che accaparrano tutto il mercato, e questo penalizza i piccoli e medi liberi professionisti e le società di ingegneria più piccole. Questo secondo noi è importante perché l'accordo quadro talvolta limita l'accesso al mercato. Grazie. Prego, abbiamo i geometri. Prego. Sì, salve. Per Consiglio Nazionale dei Geometri volevo evidenziare l'urgenza di mettere mano subito a una norma di raccordo fra la legge sull'equo compenso degli onorari professionali e il codice degli appalti, perché non possiamo vivere quotidianamente l'alternanza delle pronunce dell'ANAC con le autorità giurisdizionali amministrative che hanno determinato tutt'altra direzione, e quindi questo è un momento di grande confusione nella determinazione degli onorari, perché il DM 2016 deve essere sostituito e l'allegato del codice degli appalti troverà una sua cessazione di transitorietà con l'approvazione del nuovo DM parametri degli onorari professionali. Quindi questo è un tema di urgenza che deve trovare una priorità nelle vostre valutazioni per cercare, come dire, di ridurre lo stato di confusione che stanno le stazioni appaltanti e nei RUP. Grazie. Su questo, come ben tutti penso sapete, ho già fatto una question time in commissione di cui ho avuto risposta. Fra l'altro dopo pochi giorni c'è stata una sentenza del TAR e monitoriamo, e ne farò un'altra ora su questa linea, però come sai l'attenzione è massima anche da parte nostra avendo fatto una question time. Prego, prego. Ormai siamo... Kisslinger OICE, l'associazione di Confindustria delle società di ingegneria. Ringrazio Forza Italia, facciamo prima senza dire nomi, assolutamente d'accordo col collega De Maio, conterraneo, e con l'ordine dei geometri. Vorrei sottolineare un punto, architetto Mele, lei ha correttamente parlato di articolo 100 e di incremento. Il problema non è tanto partecipare a una gara o meno, il problema è riuscire a costruire organizzazioni stabili. Se vogliamo che la nostra imprenditoria, anche nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura, sia solida e stabile in un momento in cui c'è intelligenza artificiale, BIM, innovazioni di tutti i tipi, dobbiamo avere un respiro. In 3 anni non si riesce a concludere un lavoro, non si riesce a certificarlo, le aziende così non possono crescere, non possono assumere, non possono fare formazione. Quindi 5, meglio 10 anni, non per un interesse singolo, ma per un interesse di paese. Cioè far crescere l'imprenditoria. Okay. Grazie, grazie. La signora vicino. Sì, buongiorno, Daniela Scaccia, segretario nazionale di ANAEPA Confartigianato Edilizia. Mi unisco al plauso per questa iniziativa nel merito e nel merito in sintesi. E volevo sottolineare un elemento che chiederei insomma fosse preso in considerazione, che è l'articolo 11 nei principi, dove si parla del principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali e di settore, che nella declinazione è più restrittivo rispetto alla declaratoria, e quindi genera dei problemi applicativi nei territori, perché riporta in capo alle stazioni appaltanti l'onere di fare la scelta su una materia che è molto complicata anche per gli addetti ai lavori, e quindi ci sono dei problemi operativi. Magari se grazie. Ci manda anche una nota. Massimo Piacenti, presidente di ANIRA Confindustria. Spot velocissimo, apprezzamento vero, sincero del metodo intanto tenuto da Forza Italia, e anche nel merito delle proposte, frutto di un confronto molto intenso. Poche settimane fa eravamo a parti invertite anche su questi tavoli. Solo una sottolineatura: articolo 60, che è un tema per noi non importante ma è vitale, è stato detto da voi, nei contratti esecuzione periodica o continuativa pluriennali, senza una diversa disciplina della revisione prezzi tutto il settore collassa. Parliamo del 72% del PIL, questi sono i servizi. Serve una norma, voi l'avete detto, l'avete scritto, in tempi veloci, chiara, con forza di legge. Le imprese già si sono fatte carico di tutto l'aumento dei costi nei 3 anni precedenti, hanno fretta che ci sia un codice che ripristini sostanzialmente, come ha detto l'architetto Mele, la 163 del 2006, con gli indici ponderati. Grazie. Bene, bene. Allora, ultimo intervento, ecco, prego.
Rosario Calabrese, Finco. Noi siamo preoccupati per la norma che prevede la possibilità di operare negli appalti come subappaltatore e di fatto, pur non avendo, cioè di accreditarsi per gli appalti e poi qualificarsi subappaltatore, pur non avendo i requisiti, trovarsi ad operare nel contesto dell'appalto stesso. Riteniamo innanzitutto che questa sia una questione da chiarire e risolvere, ma riteniamo anche che è un problema serio con riferimento alle problematiche di sicurezza. Altra questione importante è con riferimento proprio ai subappaltatori. Abbiamo una bozza di provvedimento di suggerimento per ora da parte della Comunità Europea, la quale prevede che gli Stati membri individuano un referente, un garante per risolvere queste problematiche. Ciò non di meno il problema del subappaltatore che non viene pagato e non sa a chi rivolgersi perché non ci sono norme certe, è una questione che sicuramente deve essere risolta e va collegata all'altro problema che è quello della certezza dei pagamenti. I grossi ritardi che ci sono nel pagamento degli appalti, delle spettanze alle imprese è un problema non solo per le imprese ma per l'economia italiana e voi che siete al governo non potete non tenerne conto. Grazie. Grazie a tutti, veramente dobbiamo chiudere, se no ci cacciano, però il confronto continua, noi siamo a disposizione e per le questioni più particolari di dettaglio potete tranquillamente inviarci delle note, delle proposte di modifica ulteriore. Grazie a tutti, grazie e buona giornata.